Intanto vi ridò il benvenuto e vi ringrazio di essere qui con me oggi a fare questa chiacchierata. La chiacchierata di oggi verte su un argomento che è un argomento trasversale, non è soltanto legato al mondo del running, è ovviamente molto focalizzato al running perché comprenderete il running ci permette sostanzialmente di utilizzare questa strumentazione, parliamo del treadmill, questa strumentazione nel momento in cui abbiamo bisogno di allenarci indoor. Ovviamente l'allenamento indoor è un allenamento differente dall'allenamento outdoor e vorremmo capire dal punto di vista biomeccanico proprio queste differenze, quindi andremo a scoprire le differenze dei due tipi di allenamento, ma cercheremo anche di usare la biomeccanica proprio per far capire come con la biomeccanica in mano noi possiamo capire diversi tipi di movimento e come relazionarli poi a una effettiva utilità. Vi dicevo, è trasversale perché è vero che può sembrare molto specifica per coloro che corrono, però in realtà anche coloro che fanno allenamenti sul tapirulan o coloro che fanno test sul tapirulan, ci sono moltissimi realtà che utilizzano il tapirulan come realtà di test, scopriranno che fare test sul tapirulan probabilmente non ha quella valenza che loro si aspettano. Però non siamo qui per demonizzare il tapirulan, quindi coloro che amano il tapirulan si mettano tranquilli, non si mettano in agitazione, ma avremo la possibilità di capire, grazie a questa relazione, come utilizzare il tapirulan e quali benefici in termini di informazioni ci può dare il tapirulan. Sono responsabile scientifico di BioMove, quindi questa realtà è una realtà che è nella Val di Susa, siamo l'imbocco della Val di Susa, siamo uno dei pochi laboratori di biomeccanica in Italia, non sono tantissimi. La biomeccanica è una scienza giovane, mi piace ricordarla, noi ci occupiamo di prevenire. Il nostro obiettivo è quello di identificare nei nostri atleti le possibili limitazioni funzionali che ne possono ridurre la performance e che possono ovviamente portarlo ad infortunio. Oggi gli infortuni hanno un costo molto elevato, cioè costa oggi stare fermi e non allenarsi, sia per l'ambiente professionistico, cioè sia per il professionista che per l'amatore. Quindi la biomeccanica ha questo principale primario obiettivo: identificare le aree di miglioramento dell'atleta, le aree di limitazioni funzionali, rimuovere le aree di limitazione funzionale, impedire l'insorgere di infortuni. Questo assolutamente è una delle cose che abbiamo come obiettivo, che abbiamo in mente. Non facciamo solo questo, studiamo l'attrezzatura sportiva, dalle calzature alle pavimentazioni sportive. Tutto quello che riguarda l'aspetto di interfaccia con l'uomo, quindi una parte più ergonomica. Per quello che riguarda la corsa e il running, ho un passato nelle Olimpiadi, ho lavorato per le Olimpiadi, ho partecipato alle Olimpiadi di Pechino, scusatemi, e di Londra, sia sviluppando la pista di atletica di queste due Olimpiadi, sia collaborando con il Team Giamaica e quindi sviluppando delle cose per il Team Giamaica, ma anche per degli atleti italiani. Quindi è stata un'esperienza per me molto positiva dal punto di vista biomeccanica, perché è stato lo sviluppo di una pavimentazione molto veloce. Ma andiamo sul nostro argomento. Andiamo a capire come funzionano le nostre pavimentazioni, scusate, le nostre strumentazioni. In questo caso parliamo ovviamente del tapirulan e cerchiamo di capire attraverso questa slide che vedete qua cosa vedremo durante questa presentazione, questa chiacchierata di circa un'oretta. Noi possiamo pensare di correre su un tapirulan, su un treadmill, il nome alternativo sostituendolo alla strada, cioè la dinamica, il carico muscolare, il muscle load, quindi il carico di lavoro è lo stesso. Nell'analisi delle ground reaction forces, cioè nell'analisi delle forze vincolanti al suolo, delle forze di vincolo del suolo, abbiamo la stessa risposta, cioè otteniamo gli stessi tipi di risposta rispetto a quella che otterremo sulla strada. Il lavoro muscolare, da un punto di vista del coinvolgimento dei gruppi muscolari, è il medesimo. Faremo un'analisi anche del movimento del baricentro corporeo. Voi sapete che baricentro, da un punto di vista fisico, è quella parte di un corpo in cui tutte le forze sono in equilibrio. Il baricentro umano è più o meno allocato in corrispondenza della zona dell'ombelico, quindi nell'area delle pelvi,
noi teniamo in grandissima attenzione il bacino, cioè per noi l'analisi del bacino è fondamentale perché non è per noi soltanto il baricentro, ma è anche la sede di molti compensi legati a una cattiva esecuzione gestuale del movimento, così come a una limitazione funzionale che può impedire ovviamente al soggetto di muoversi in modo corretto. Quindi non è solo un deficit tecnico, molto spesso il deficit di natura funzionale, cioè c'è un problema a livello muscolo-tendineo o articolare. E ovviamente cercheremo di fare delle analisi, delle quantificazioni, vedrete come noi analizziamo questi aspetti con le nostre tecnologie, come analizziamo e quantifichiamo la spinta dei nostri atleti. Quando parliamo di treadmill ci troviamo di fronte a una gamma enorme di strumenti di vario tipo e di varia natura e ce n'è veramente un po' di tutti i colori. Voi vedete questo treadmill, questo che vedete qui in alto a sinistra, è uno dei treadmill a mio avviso più carini e interessanti perché permette la suddivisione della spinta alto destro alto sinistro. Sono divisi i due nastri di trasporto, sono suddivisi tra arto destro e arto sinistro. Già il fatto di suddividere il soma, quindi il corpo umano, tra parte sinistra e parte destra è una cosa secondo me molto positiva. Una delle cose che io dico spesso quando ragiono con le persone con cui lavoro e ragiono dal punto di vista biomeccanico è di ricordarsi che il biomeccanico è quella figura che ha la capacità o la bravura di riuscire a mettere d'accordo la parte sinistra e la parte destra di un essere umano. Perché effettivamente non siamo simili, non siamo simmetrici e quindi dobbiamo essere in grado di capire come la parte destra rispetto alla parte sinistra porta o può portare o può preludere a un problema di tipo funzionale, quindi di tipo di infortunio. Abbiamo altri tapirulan come questi, nella quale non esiste una base di supporto, di sostegno, come invece normalmente avviene, sono molto poco ingombranti, possono essere inseriti all'interno delle case, stare sotto un letto, quindi hanno questo grandissimo vantaggio. Occorre essere molto bravi, avere una buona capacità coordinativo-motoria per utilizzare questi tapirulan. Stiamo sempre parlando di tapirulan elettrici. Abbiamo poi ancora il classico tapirulan, quello che possiamo vedere sotto forma professionale o meno, comprandolo nei grandi magazzini dello sport oppure dagli attori che li costruiscono per il mondo professional, e sono i classici tapirulan con tutte le possibilità di cambio di inclinazione, con le varie velocità, con un motore che trascina il nastro indietro e che ci permette di correre seguendo il nastro ad una certa velocità. Ci sono i nuovi tapirulani, i cosiddetti Curve, che non hanno in sé un vero e proprio motore, vengono trascinati attraverso un sistema magnetico, così come quello che vedete sulla parte bassa della slide a destra, che utilizzano sostanzialmente la forza di spinta dell'arto dell'atleta. Questi sono quelli che mi piacciono di più, in realtà. Il Curve nasce con l'obiettivo di migliorare la flessione del piede, quindi la parte diciamo di flessione da un punto di vista dorsale della caviglia per permettere poi una migliore spinta dell'arto. Ci chiediamo già subito su questo tapirulan se è una corsa naturale, cioè se il piede fa poi così realmente sulla strada oppure se fa un movimento diverso. Quindi ci arriveremo man mano ragionando, ma ribadisco, non buttiamo via i tapirulan, ma cerchiamo di trovarne un utilizzo e soprattutto di integrare poi il lavoro con i tapirulan con un lavoro a secco che ci può permettere di recuperare quello che il tapirulan da un punto di vista muscolare non è in grado di darci. Allora, vedete qui queste due immagini, no? Ce n'è una molto scherzosa, questa statua che vedete qui sulla destra, che mi piace moltissimo, è una grande dimostrazione di creatività da parte dello scultore, ma sulla parte di sinistra è quella sulla quale io vorrei attirare la vostra attenzione. È un atleta che sta correndo sul ghiaccio. Ora, immaginatevi di scendere da un marciapiede sul ghiaccio. Che cosa succede a voi nel momento in cui appoggiate il piede anteriore su una lastra di ghiaccio? Guardate quello che avviene in questa immagine. Il soggetto scivola, la gamba va in alto e il soggetto cade indietro. Allora, il fatto che noi cadiamo indietro ci fa capire una cosa che è intuitiva, non abbiamo bisogno di essere dei fisici per capirla. Quando noi mettiamo il piede su una superficie che non ha attrito, in questo caso il ghiaccio, il nostro piede scivola in avanti. Quindi esistono delle forze che sono in avanti
e non posteriori e di spinta. Quindi abbiamo delle forze anteriori e non posteriori e di spinta. Queste forze anteriori le troviamo anche nella corsa, sono delle forze assolutamente normali che noi troviamo nella corsa naturale e che il corpo umano deve ottimizzare. Ci sono delle possibilità di ottimizzazione grazie proprio ad attivazioni muscolari ben precise che viene fatta dal soggetto, dal corpo del soggetto che corre. Però è importante per noi ricordare questo aspetto. Nella fase, diciamo, di landing, subito dopo la fase di volo, quando arriviamo con il piede anteriore, c'è una forza che ci spinge in avanti, che sarebbe quella nella normale camminata che ci porterebbe a cadere all'indietro. Vedete che queste immagini un po' vi riportano quello che vi ho appena detto. C'è un'immagine di destra che vi fa capire, quello sulle scale, che noi possiamo cadere ovviamente in base a quello che stiamo facendo. Se stiamo arrivando con la parte di appoggio del piede anteriore, abbiamo questa fase di scivolamento in avanti, che ovviamente nelle condizioni normali non abbiamo perché è ottimizzata dal grip, piede, suolo, scarpa, suolo, che ci permette sostanzialmente di ottimizzare queste forze, ma che possiamo trovare, scendere da una scala o salire su una scala gelata con del ghiaccio sopra, il rischio è di fare una sonora caduta e il rischio è anche quello di cadere in avanti, non è solo quello di cadere indietro. Quindi le cadute e questo tipo di cadute sono una dimostrazione che esistono delle forze alle quali noi probabilmente fino ad oggi non abbiamo mai prestato particolare attenzione. Allora impariamo dai pinguini. Potrà sembrare un gioco questo di imparare dai pinguini, però ci aiuta a capire che cosa succede quando camminiamo sul ghiaccio. Ribadisco, il ghiaccio ci porta a capire quali sono le forze in gioco, però possiamo poi portare queste considerazioni anche alla nostra corsa normale per capirla. Quando camminiamo, il nostro peso del tronco, quando corriamo, è posteriore al piede d'appoggio anteriore. Quindi l'angolo di forza tende, come vedete qui, questa forza vettoriale in basso, che ovviamente si divide nell'area del baricentro, sull'arto destro e sull'arto sinistro, porta a creare una forza di spinta, una risultante che è anteriore. Questa la vedremo meglio dopo, proprio come diagramma fisico. Questa forza è quella che fa scivolare il piede in avanti e ci fa cadere indietro. Il pinguino perché non scivola camminando sul ghiaccio? Perché il pinguino porta molto in avanti il suo tronco e quindi la sua forza peso è direttamente sul poligono d'appoggio. Quindi noi abbiamo un poligono d'appoggio sul quale lui va a imprimere la sua forza peso. E questo permette al pinguino di evitare questa forza in avanti, che invece noi quando corriamo o quando camminiamo non abbiamo, perché nessun essere umano ha la possibilità di camminare con un atteggiamento di questo tipo. Quindi il pinguino ci aiuta a capire come funzionano le forze in campo sulle zone di rapporto piede-suolo, no? Quindi vedete qui il punto 2, io vi ho scritto che nessuno di noi vorrebbe correre come un pinguino, perché chiaramente la corsa di un pinguino non è assolutamente possibile biomeccanicamente per l'uomo, perché il pinguino non ha un piede pari a quello dell'uomo, l'uomo ha un piede che è una leva di secondo ordine che non permette questa leva di secondo ordine, proprio perché il fulcro è alle teste metatarsali, non permette questo tipo di dinamica da parte del corpo. Quindi noi abbiamo per natura, per fisiologia, la tendenza a stare indietro. Quando spingiamo indietro, e queste immagini ci richiamano alcune informazioni, quando spingiamo indietro, ovviamente la forza di spinta posteriore dell'arto, vedete c'è un soggetto su uno skate che ovviamente verrà in avanti quando noi spingiamo indietro con quest'arto, andrà indietro grazie all'attivazione di un muscolo molto importante, e non solo di quello, ma lo vedremo bene dopo, e comunque di un gruppo muscolare molto importante che è in area pelvica, che è sono gruppi muscolari estensori del bacino. Quindi l'estensore del bacino, gli estensori del bacino o dell'anca, in questo caso parlo dei glutei, ci permettono fondamentalmente di svolgere questa importante funzione di estensione posteriore della gamba e di spinta della gamba. Nella dinamica di corsa, il nostro baricentro, di cui abbiamo già parlato, cioè la zona nella quale confluiscono e sono in equilibrio tutte le nostre forze, non è in piano, ma sostanzialmente segue l'andamento del corpo, lo rivedremo bene
quando faremo l'analisi del baricentro, creando delle curve, delle forme a curva di questo andamento. Non abbiamo soltanto la capacità di spingere indietro, vedete qui le forze, no? Noi sviluppiamo una forza verso il basso, che si chiama forza verticale, FV, e una forza posteriore, che è la forza orizzontale, che è la forza di spinta, che vedrete quando corriamo in salita cambia completamente. Da queste due forze, secondo la legge del parallelogramma, che dice che da due, dove ci sono due forze che partono da un unico punto di applicazione, si possono generare delle risultanti. Quindi la risultante che si genera su questa forza, da queste due forze, è questa. Questa risultante, per effetto della terza legge della dinamica, ne creerà un'altra, che è questa verde, che è il cosiddetto ground reaction forces, cioè la forza vincolare al suolo o la forza di reazione al suolo. Le frecce in blu, che sono allocate in corrispondenza del baricentro, vi fanno invece vedere come si muove il baricentro di un soggetto, in quali direzioni si può muovere il baricentro di un soggetto che sta correndo in base all'atteggiamento, se sta sprintando come questo soggetto, se sta correndo in salita, se sta correndo in discesa o se sta correndo in piano. In tutte le attività di corsa, perché è prevista dalla legge, dalle leggi fisiche e dalla fisiologia del nostro organismo, per come siamo fatti, ci sono dei grandi vantaggi. Vedete che io ho messo una molla e i vantaggi sono di tipo fisico, perché noi siamo in grado, sviluppando delle attività di questo tipo, la corsa è una serie di multibalzi in sequenza, quindi è un'attività di tipo pliometrico, di stoccare, di immagazzinare energia potenziale elastica sull'arto di appoggio. Funzioniamo come delle molle, cioè i muscoli sono in grado di immagazzinare energia potenziale elastica e di restituirla al movimento. Questo ottimizza la corsa, permette al soggetto di ottimizzare il proprio andamento durante l'attività fisica. Ovviamente se sono rigido, quindi se ho una stiffness alterata, non avrò una grande capacità di immagazzinare energia potenziale elastica, quindi non sarò molto prestativo e contemporaneamente correrò dei rischi di farmi male. È un po' come se io lanciassi a terra una pallina di quelle magiche fatte di gomma che va dappertutto e non riuscite a controllarla, ma fa mille rimbalzi, o lanciassi a terra una palla o in questo periodo un uovo di cioccolata, che di per sé ovviamente è molto rigido, quindi lo rompiamo e poi ovviamente troviamo la sorpresa, ma lo rompiamo. Quindi il vantaggio della struttura umana è quello di poter mantenere e sviluppare, ed è una caratteristica che dobbiamo tenere, mantenere e sviluppare la capacità di lavoro pliometrico. La differenza del movimento del baricentro tra la camminata e la corsa, ovviamente le curve nella corsa sono molto più ampie perché gli appoggi tra una fase e l'altra sono molto più lunghi, quindi c'è una, non solo una velocità, ma anche una lunghezza maggiore da parte degli appoggi, e questo ci permette ovviamente di avere delle oscillazioni dei movimenti del bacino che sono un po' più esasperati nella corsa piuttosto che non nella camminata. Ma questi movimenti del bacino sono indispensabili, così come i movimenti del baricentro, perché ci consentono di attivare tutti quei muscoli che servono a farci correre. Quindi se noi priviamo la corsa di questo naturale movimento ad onda che ha il suo baricentro, noi andiamo a privare la corsa delle sue caratteristiche naturali. Andiamo a vedere poi proprio che cosa avviene, per esempio questa è un'analisi presa nel periodo in cui io ero a Parma con Roberto Donadoni come suo biomeccanico, vedete come il baricentro di questo soggetto si muove verticalmente. Vedete, visto come c'è la possibilità che questo soggetto abbia un movimento del baricentro e lo abbiamo quantificato all'incirca in 12 centimetri. Facciamo un po' di anatomia, un minimo discursus di anatomia per tutti coloro che non hanno studiato anatomia e che quindi conoscono magari poco l'anatomia, la conoscono solo sentendone parlare così per terze persone. I glutei sono questi gruppi muscolari che vedete qui segnati in questa immagine. Tra l'altro il gluteo è un muscolo molto importante anche negli sport dove non c'è solo la corsa in linea ma anche i cambi di direzione, perché il gluteo protegge l'hamstring, cioè gli hamstring o gli ischio crurali, che sono questi muscoli qui che sono
flessori del ginocchio, ma sono, cooperano l'estensione dell'anca insieme ai muscoli, ai glutei, perché sono biarticolari, questi muscoli, i glutei, quando sono deboli, inducono gli hamstring a un iperlavoro e quindi a un infortunio. L'infortunio generalmente, infatti, negli hamstring, vi parlo del calcio, che è uno sport nel quale lavoro, è spesso nel terzo medio superiore, quindi in corrispondenza della giunzione muscolo-tendina. E qui vedete tutto quello che fanno, piccolo, medio, grande gluteo, è l'importanza di questo muscolo di essere attivato e di lavorare, cioè di essere allenato. Voi sapete che nel corpo umano noi abbiamo dei muscoli che fanno una cosa e gli altri che ne fanno un'altra, o che lavorano in sinergia, o che cooperano un movimento. Quindi l'alternativa ai glutei, cioè quelli che fanno il lavoro opposto, sono i muscoli anteriori del bacino. In questo caso vediamo lì le psoas, che hanno anche loro un'inserzione diretta con il bacino nella parte anteriore, vedete, dell'ala iliaca, della superficie iliaca anteriore, mentre il gluteo ha un'inserzione nella superficie posteriore, dell'ala iliaca, proprio sotto la cresta iliaca. Quindi sono muscoli che hanno direttamente un'afferenza, direttamente un'inserzione a livello del bacino. Ovviamente il bacino, voi lo sapete meglio di me, è una struttura non tutta rigida, deve essere mobile, il bacino assolutamente deve avere una sua mobilità, il bacino è costituito da un sacro, lo vedete qui in rosso, da un ileo che poi diventa ovviamente tuberosità e ischio e ovviamente pube. Quindi pube, ischio e ileo sono tre strutture che sono solidarizzate insieme, però noi abbiamo importanti articolazioni in questa zona che sono la sacroiliaca, quindi l'articolazione sacroiliaca, e abbiamo un'altra importantissima zona di giunzione del bacino, che è questa parte anteriore, che è l'area pubica, che fa dannare per la sindrome retto-adduttoria, la cosiddetta pubalgia, moltissimi preparatori atletici, come vi potrà ben dire Andrea, che ha fatto recupero infortunati per tanto tempo, e anche Ivan, che è la bestia nera dei preparatori atletici, o comunque quella che fa più paura, perché purtroppo l'invalidazione è poi molto lunga, produce dolori anteriori a livello pubico, contrariamente a quelle che sono invece gli impeachment o comunque i conflitti a livello della sacroiliaca, che invece sono nella parte posteriore della schiena, e quindi il dolore si localizza in quest'area. Chiaramente tutta questa dinamica a livello osseo di mobilità tra le varie strutture ossee e il dolore che ne consegue è legato poi alla funzionalità muscolare, cioè non possiamo pensare che una cosa sia slegata dall'altra. Quindi se io altero una funzionalità da un punto di vista muscolare, vado anche ad alterare automaticamente la funzionalità da un punto di vista osseo, perché la parte ossea obbedisce ai comandi del muscolo, così come il muscolo obbedisce ai comandi della parte neurologica, quindi tutti quegli aspetti neurofisiologici che non sono argomento di questa nostra chiacchierata, ma che se vorrete un domani possiamo approfondire. Quindi, rivedendo la dinamica delle azioni in gioco dal punto di vista muscolare e delle forze che questi muscoli determinano, voi vedete qui, io ho messo ovviamente il bacino in modo più evidente nella figura centrale, quella contrassegnata con numero 2, ma vedete che anche in questa figura, nella numero 1, il bacino, cioè nella fase di landing, in quella fase in cui dicevamo c'è una tendenza del piede a scivolare in avanti, anche in questa fase, nella fase di landing, il gluteo ha un importante ruolo di stabilizzazione dell'anca, o comunque di stabilizzazione dell'articolazione coxofemorale. Ma nella fase successiva è quello, lo vedete in grosso, che permette con la sua contrazione, con il suo accorciamento, di poter andare fortemente ad attivare, a spingere indietro la gamba. E questo è importantissimo per poi attivare anche i muscoli anteriori, le psoas, gli addominali e tutti i muscoli anteriori, che sono quelli nella zona pelvica che aiutano il soggetto a correre. Ora vediamo alcune forze in gioco e soprattutto come noi ottimizziamo o studiamo queste forze in gioco. Noi abbiamo la fortuna, il privilegio di avere una serie di amici con i quali collaboriamo,
e con i quali sviluppiamo anche tecnologia, vedrete delle cose dal punto di vista tecnologico, ne stiamo sviluppando altre di nuove, vi darò un accenno alla fine di questa nostra chiacchierata. Questa azienda, che è di Roma ed è un gruppo di bioingegneri, hanno sviluppato dei sistemi a base di IMU, cioè di Inertial Measurement Unit, quindi sensori inerziali, che ci permettono di ricostruire tridimensionalmente la gait analysis, la camminata del soggetto, quindi di capire quali sono le dinamiche in gioco, attraverso dei sistemi wearable, perché vengono inseriti in alcune parti del corpo e ci producono il movimento. Ma non solo, essendo IMU, quindi sensori inerziali che si basano su accelerometri, giroscopi, magnetometri, in questo caso c'è anche un quaternario, questi tipi di strumentazioni ci permettono di analizzare anche tutte le accelerazioni che si sviluppano nel soggetto in movimento. Una delle applicazioni che abbiamo fatto con questa apparecchiatura è un'apparecchiatura, un'applicazione da campo, quindi da esterno, perché per noi biomeccanica non è solo una valutazione indoor dell'atleta in laboratorio, come vi dicevo prima, per scoprire e valutare le limitazioni funzionali, ma è soprattutto una valutazione outdoor, quindi esterna. Quindi noi nell'outdoor, quindi nel calcio, negli sport come rugby e sport di questo tipo, siamo in grado di utilizzare questa strumentazione al pari di quello che oggi è un GPS, ma utilizzando invece che la geolocalizzazione, utilizziamo le accelerazioni. Uscirà a brevissimo un articolo scientifico proprio di validazione di questa apparecchiatura. Vediamo quindi quali sono le forze in gioco. Andiamo a riassumere. Vedete, fase di landing, la fase in cui il soggetto è atterrato, vedete la freccetta in avanti? In questa fase abbiamo il picco di forza, questa che vedete qui, ground reaction forces, la vedete? Ne abbiamo parlato. Allora, è il picco, si crea un'onda di questo tipo. Questo è il picco in termini di Newton, generalmente viene misurato in Newton o in kilopascal. Questo è il picco con il quale noi andiamo a misurare la fase di landing dell'atleta. Calcolate da un punto di vista fisico, nella corsa superiore ai 15 km orari, 5,5 metri al secondo al quadrato, sviluppiamo forze che sono 5-6 volte il nostro peso corporeo. Nella fase di decelerazione, questo l'abbiamo visto proprio studiando per FIFA le superfici in erba sintetica insieme a Captix, abbiamo notato che c'è fino a 10 volte il peso corporeo del soggetto a livello del bacino. La letteratura ci dice che le forze registrate in termini di decelerazione al bacino si possono addirittura moltiplicare per 7 volte. Quindi immaginatevi in una decelerazione importante che forze ci sono e che tendenza del soggetto a scivolare in avanti. Questo tenetelo in mente perché ci servirà per capire le forze che ci sono in gioco sul tapirulan rispetto alla strada. Qui stiamo vedendo le forze su strada. Quindi decelerazione, fase di stance e poi di spinta, che ovviamente si concretizza con la cosiddetta elica podalica, che ad una certa velocità non coinvolge ovviamente il piede, ma solo le teste metatarsali, quindi quinto raggio, quinto dito, primo raggio, con la luce che spinge. E per chi ha un po' di dimestichezza con l'anatomia, ci sono alcuni podologi che sono collegati a questa chiacchierata, sa che il piede ha dei sesamoidi in corrispondenza delle prime teste metatarsali. Perché? Perché il sesamoide, la rotula è un sesamoide, quindi è un osso accessorio. I sesamoidi hanno l'obiettivo, lo scopo fisico di ottimizzare le forze, di fare da rompiforza, quindi di evitare che le strutture legamentose che sono coinvolte da queste forze possano danneggiarsi. Quindi capite che il fatto che ci sia un sesamoide in corrispondenza del primo dito ci fa capire che ci sono delle forze in ballo molto importanti. E le vedete qui, che sono poi quelle forze di spinta che poi vogliamo andare ad analizzare e useremo il tapirulan per far quello. Attenzione, lo possiamo usare. Queste forze di spinta in avanti, di propulsione, di lancio del corpo grazie alla leva del piede, che è una leva di secondo ordine, ci permettono sostanzialmente di spingere la nostra massa ad una velocità apparentemente importante per il poligono d'appoggio che ci offre il piede in questa fase, cioè per la superficie nella quale noi andiamo a sviluppare la nostra forza. Ricordatevi che la pressione è direttamente proporzionale alla superficie, per cui se io prendo una penna e la spingo sul vostro dito con la punta, e questa punta è appuntita, scusate il bisticcio di parole, io non avrò bisogno di fare grandi forza per bucarvi, ma se giro la penna e la
e uso la testa della penna e spingo 10 volte di più, non vi bucherò, perché la pressione è forza fratto superficie, per cui più è ampia la superficie, più ottimizzo la forza. Nel caso della dinamica di corsa, ecco l'uso anche del sesamoide, abbiamo una superficie veramente molto piccola con pressioni molto importanti. Qui sono in ballo e vengono, vedete, si giocano in rosso e in blu le forze che noi abbiamo nella fase di landing e nella fase di spinta. Quindi subito dopo la fase di volo, l'immagine numero 1, e immediatamente dopo la fase di volo, nella fase di spinta, sull'immagine numero 2. Vedete, io vi ho messo queste immagini per ricordarvi che sono queste le fasi, i momenti nei quali è facile per l'immagine 1 scivolare indietro e per l'immagine 2 scivolare in avanti, là non trovassimo la presa tra piede e suolo. Quindi se in questo momento noi non avessimo un buon grip, rischiamo di cadere in avanti, immagine 2, o di cadere indietro, immagine 1. Tenete presente questo aspetto, che è assolutamente comprensibile, ovvio, non bisogna essere dei biomeccanici né degli scienziati per capirlo e neanche dei fisici, ma è una cosa assolutamente naturale, di cui noi abbiamo paura, perché quando ci troviamo su una superficie sdrucciolevole e instabile, riduciamo la lunghezza dello stride, la lunghezza della falcata, proprio perché vogliamo ridurre il rischio di questo tipo di caduta, che sappiamo essere pericolosa per la nostra incolumità. Cosa succede quando vado su un tapirulano? Allora, ricordate, focalizziamo questa immagine, guardate qui nell'immagine 1 in basso, lo scivolamento in avanti del piede, ne abbiamo parlato e lo ribadiamo. Ma quando io vado su un tapirulano con un nastro che mi porta indietro il piede, quindi con una forza che si oppone allo scivolamento in avanti del piede, io perderò quella parte lì, cioè non avrò più quella parte di scivolamento in avanti del piede. E vedremo che cosa ne consegue poi. Ovviamente ne consegue che da un punto di vista, per esempio, dei quadricipiti a livello muscolare, la parte di scivolamento in avanti mi permette a questi quadricipiti di fare un lavoro eccentrico, cioè di allungamento al gluteo, di fare un lavoro di stabilizzazione dell'anca, che io perdo con un nastro che toglie questa forza in avanti. Ma non solo, questo nastro, portando indietro il piede, non permette al gluteo di attivarsi, cioè non avrò un'attivazione del gluteo, non è necessario attivare il gluteo per portare il piede indietro e quindi estendere l'anca, lo fa il nastro motorizzato del tapirulano, per cui ha poco senso che il sistema nervoso centrale si metta ad attivare un muscolo così importante, non solo estensore dell'anca, ma stabilizzatore del tronco. Non ce lo dimentichiamo, il gluteo è uno dei muscoli posturali più importanti che abbiamo. La stabilizzazione del bacino, il controllo del bacino permette alla macchina motoria umana, proprio perché lì si generano tutte le forze che poi devono andare in equilibrio, tutti i compensi che poi devono essere giustamente analizzati e valutati dal biomeccanico, se in quella zona il bacino non ha una buona balance muscolare, equilibrio muscolare, ma è in imbalance, perché non abbiamo allenato dovutamente una parte della muscolatura, noi andiamo a rischio enorme. Ecco cosa succede correndo su un tapirulano. Unghie nere, c'è una quantità di letteratura immensa sulle black nail e ovviamente uno degli effetti del piede che all'interno della scarpa continuerà a scivolare in avanti ma troverà una scarpa che viene indietro per effetto del nastro che la porta indietro, quindi ci sarà un continuo traumatismo delle unghie del piede contro la scarpa e che porteranno ovviamente alla perdita dell'unghia, alla unghia nera. L'unghia non è un fatto estetico perché le donne ci mettono sopra la lacca, l'unghia è un elemento importante per l'ottimizzazione della spinta, quindi l'unghia irrigidisce quella parte del piede e permette ai polpastrelli, alla parte anteriore del piede, alla parte più morbida, alla parte meno strutturata dal punto di vista osseo, di dare un'ottimizzazione della spinta. E l'ultimo punto che nel balzo, nella corsa, nel cambio di direzione, lasciamo il suolo. Cioè ci stacchiamo dalla forza di gravità grazie a questa parte. Quindi togliere l'unghia, non avere l'unghia, avere anche un alluce valgo, perché poi queste cose portano un valgismo
dell'aluce, guardate questo dito dal piede destro, come sta entrando già sulle dita a fianco, e ovviamente voi sapete meglio di me che chi ha un aluce valgo, chi è un esperto, sa che l'aluce valgo è portatore di cattive notizie dal punto di vista posturale, quindi non ce lo possiamo permettere. Ho fatto un po' di excursus della letteratura, così sono andato a prendere, ma giusto 3 articoli, ma ve ne avrei potuto portare quanti ne volete. 1976, già si sapeva che c'era una significativa differenza tra l'overground e il treadmill running. E quindi già all'epoca era straconosciuto il fatto che c'era una forte differenza. Ma alcuni di voi diranno, ma i treadmill sono migliorati. Andiamo avanti nel tempo, ho preso l'articolo di uno che è stato un mio maestro, è stato uno dei miei maestri. Io ho avuto la fortuna, anche durante le Olimpiadi, di collaborare con Ben Onig, ed è uno dei biomeccanici per me più avanti che ho conosciuto, insieme a quest'altro signore che vedete qua a fianco, che è il professor Dal Monte, che secondo me sono stati i veri papà, tra virgolette, della biomeccanica da un punto di vista mondiale. E questi signori ci dicono esattamente le stesse cose. Le differenze sono sostanziali, cioè le differenze tra una corsa e l'altra sono sostanziali. Ma qualcuno di voi dirà, ma è del 95, è vecchio, ha più di 20 anni, sono cambiato. Ok, allora ne portiamo uno più recente, questo è del 2013, come pubblicazione, ma è stato scritto nel 2011, quindi non parliamo di tantissimi anni fa, non c'è stata una grandissima evoluzione di Tapirulan negli ultimi 7-8 anni. E qui quello che noi vediamo, che anche qui dice chiaramente la letteratura che il Tapirulan ha dei limiti dal punto di vista della riproduzione della corsa, intesa come corsa naturale. Certo che corriamo, vedremo poi cosa facciamo sul Tapirulan. C'è una corsa. Un altro dei nostri vantaggi, come vi dicevo prima, collaborando con delle realtà che sviluppano sensoristica, è quello di poter avere da loro informazioni e conoscenze e di poter richiedere a loro di raccogliere informazioni e conoscenze che non sarebbero altresì possibili se io comprassi un'attrezzatura dal mercato. Cioè, se io compro un'attrezzatura dal mercato così com'è, ammesso che ci sia quell'attrezzatura, scelgo e analizzo quello che hanno deciso i programmatori e mi accontento. Lavorando e rompendo un po' le scatole, non so se c'è Carlo i Captis in collegamento, ma rompendo un po' le scatole agli amici che sviluppano questi sensori, riesco ad ottenere delle cose che ovviamente loro come bioingegneri non avevano pensato e che a me invece come biomeccanico, come scienze motorie, come sport science, mi danno informazioni importanti. Quindi utilizzo i MU che abbiamo già visto prima, i sensori di Captis per la ricostruzione tridimensionale del movimento, è un sensore elettromiografico su dei pantaloni elettromiografici che sono wearable technology, che sono zero invasivi e che mi consentono fondamentalmente di analizzare le attività elettriche e muscolari. Mi avvalgo anche per vedere gli appoggi a livello podalico di videoanalisi, ma un po' particolare, anche qui non mi sono scaricato gratis un programma da internet, ce ne sono tanti, c'è Kinovea, c'è tutto quello che volete, ho comprato un programma precotto e prefatto, in 10 anni con un ingegnere informatico ce lo siamo costruito. E quello che vedete qui è uno dei recenti tools che ha il mio programma, che è BioMoody, che utilizza i pixel. Fondamentalmente noi abbiamo 2 immagini, vedete quella di sinistra e quella di destra, l'immagine di destra è leggermente in ritardo, sono 2 frame di differenza tra la prima immagine e la seconda, sono filmati a 50 frame per secondo, quindi immaginatevi quanto valgono, se 50 frame sono contenuti in un secondo, quanto valgono 2 frame. In questi 2 frame di intervallo noi analizziamo i pixel impiegati e attraverso il colore, più è bianco, vedete qui la scala di colorimetria, più va verso il bianco e il giallo e più è veloce quella zona. Quindi sono in grado di fare un'analisi del controllo motorio, del controllo degli appoggi, della stabilità, ma anche proprio un'analisi, come vedete in questo caso, sul Tapirulan, perché ovviamente su strada io questa analisi qui avrei qualche difficoltà in più a farla. Quindi non è che buttiamo via il Tapirulan. Ma vediamo cosa succede su strada, proprio grazie all'utilizzo della sensoristica inerziale. Allora, abbiamo preso una nostra atleta e l'abbiamo fatta correre su strada e l'abbiamo fatta correre sul Tapirulan per andare a vedere le differenze.
Che cosa leggiamo qui? Allora, qui noi leggiamo x, y, z, che sono gli assi, lo vedete qui in basso, sono gli assi attraverso le quali si diparte una accelerazione. L'accelerazione ovviamente è allocata sul bacino, nella parte posteriore in questo caso. Quindi dalla parte posteriore del bacino c'è la possibilità di andare ad analizzare tutte le accelerazioni nelle tre direzioni dello spazio. L'accelerazione vettoriale, quindi la posso trattare come una forza, perché l'accelerazione in fisica si descrive A con la freccettina sopra, quindi è vettoriale. Essendo vettoriale, gli applico la legge del parallelogramma. Quindi calcolo la risultante di queste tre accelerazioni e ho un livello, una capacità o una lettura della capacità coordinativo-motoria generale. Quindi il numero che mi interessa in questo caso, perché il mio programma lo consente, non solo di portare i dati grezzi, raw data a video, sincronizzandoli al movimento, la linea gialla verticale e la linea di rettura, siamo in questo momento qui, ma di poter prendere non solo il dato nel momento in cui c'è la linea gialla, la linea di rettura, quella che vedete sotto, subito a fianco, scusate, sulla destra con M due punti, e poi c'è un dato, lo vedete anche sopra, e la media. Ovviamente io posso avere anche la minima e la massima, che sopra ho messo, sotto non ho messo. È una mia scelta far fare già al programma di videoanalisi una prima elaborazione di tipo statistico o anche la media da un punto di vista ponderale. Posso fare mille cose da un punto di vista statistico. Scusate, la media programmata, non ponderale. Ovviamente posso fare la stessa cosa abbinando, cioè i dati grezzi del sensore elettromiografico, abbinandoli al movimento del mio soggetto. E quindi ho in rosso il muscle load, cioè quanto è costato muscolarmente correre, ho la cadenza, cioè il numero di potenziali d'azione per minuto che sono passati nei muscoli che io sto analizzando. I potenziali d'azione sono quelle fasi di corrente che permettono alla membrana cellulare muscolare di eccitare, quindi al muscolo di contrarsi, e ho la possibilità di andare a leggere l'attività elettrica dei singoli muscoli. E qui un dato che viene fuori molto interessante: guardate, a livello del gluteo la media è 34,05, sul destro è 33,77. Andiamo a vedere quello che succede sul tapirulan. Vedete che qui prima avevamo 1,25 come livello di instabilità o come body motion control, qui è leggermente superiore. Quindi sul tapirulan siamo un po' più instabili, dipende ovviamente dal tapirulan che usiamo. Nel mio siamo un po' più instabili e questo può dare a volte quei problemi a livello vestibolare, no? Di soggetti che scendono dal tapirulan e si ritrovano ad avere la testa che gira. Se andiamo a vedere a livello muscolare, l'avevamo 33 e 34, qui abbiamo 26 e 24, quindi una marcata riduzione delle attivazioni muscolari a livello dei glutei, con invece un aumento delle attivazioni, perché c'è questa forza che ci riporta indietro nella fase di landing, dei quadricipiti. Quindi i quadricipiti rischiano di andare in overload. Ovviamente, qui vi faccio vedere, quelle erano immagini fisse, vi faccio vedere quello che risulta nell'analisi su strada. Spero che riusciate a vedere bene tutti i... Esco un attimo, che così vi ottimizzo, scusate, tolgo lo slide share, ma quando vi rientro, vi ottimizzo, visto che vedremo parecchi filmati, vi ottimizzo la schermo con il filmato. Allora, vedete che qui adesso il filmato lo vediamo un pochettino più fluido, e abbiamo proprio la possibilità, qui vedete tra l'altro il nostro laboratorio, e qui vedete c'è scritto BioMove. Abbiamo proprio la possibilità di analizzare il soggetto. La cosa carina, vedete che è di due colori diversi. Io ho tutti i dati grezzi del mio individuo, quindi ho tutta la prova. Se voglio analizzarne solo un pezzo, dico al mio programma da che tempo a che tempo, parlo di BioMovie, da che tempo poter analizzare il dato celerometrico e il dato elettromiografico, preso uno con CAPTIX e l'altro con MyONTEC, e ovviamente avrò la valutazione di quel singolo gesto, di quella singola attività gestuale. Posso fare la stessa cosa ovviamente anche sul tapirulan, vedete? Quindi anche sul tapirulan avrò la possibilità di fare le stesse cose, quindi analizzare la cadenza, vedete come cambia, e di analizzare anche a livello muscolare come funzionano quadricipiti e hamstring.
Non solo, BioMovie mi consente di fare anche valutazioni di questo tipo, cioè io ho la possibilità di confrontare due momenti di prova diversa andando ad analizzare, vedete, questo è uno sprint, quindi un atleta, questo è un calciatore, la lunghezza della falcata in termini di velocità, questo è un 0 km, qui la prima falcata è 13,85 km. Da questa parte è arrivato a 14,76, quindi anziché fare l'analisi del balzo, io li faccio correre e sono in grado di andare a vedere, per esempio, se c'è, e chi si occupa di calcio mi seguirà in questo, se c'è una capacità di idrolisi di fosfocreatina nei muscoli di questo soggetto, quindi se è un soggetto che ha una buona capacità reattivo-elastica, oltre che di forza esplosiva, nell'eseguire questo movimento. Ma posso chiedere al mio atleta, o al mio runner di fare il giro della palestra, o il giro della palestra, o il giro della pista di atletica, o al calciatore il giro del campo, e di andare ad analizzare, vedete, anche a corsa a velocità costante l'attività di corsa di un atleta. Ovviamente qui non gli abbiamo fatto fare il giro del campo, ma questa immagine vi dice qualcosa di interessante. Guardate qua gli hamstring, linea bianca, questa è la linea di lettura, e linea gialla. Guardate che imbalance, che differenza tra l'hamstring di destra e l'hamstring di sinistra di questo atleta. Allora, se io prendo un runner e ha una disattivazione, come in questo caso dell'hamstring di sinistra, così marcata e così importante, lo fermo, gli dico guarda che c'è questo problema, lo dico al suo preparatore, e il preparatore lavorerà per rafforzare questo tipo di muscolo che non è in questo momento performante come l'altro. Quindi vedete quando vi dicevo dobbiamo mettere d'accordo soma destro, soma sinistra. Ora ho la possibilità chiaramente in questo modo di fare tutta una serie di analisi e di valutazioni dei singoli momenti di appoggio. Qui rivedete l'immagine che si muove con i pixel, quindi la posso isolare, e posso andare ad analizzare in corrispondenza ai singoli step di corsa qual è la posizione e l'andamento o l'inclinazione del bacino. Qui c'è ovviamente una anterorotazione, il soggetto in questa situazione va in posterorotazione, qui dovremmo avere una situazione di neutra e qui va di nuovo in anterorotazione. Guardate le linee in arancione. Anterorotazione vuol dire che porta le creste iliache in avanti. Ovviamente l'anterorotazione in un soggetto che è già anterorotato me lo mette in crisi dal punto di vista muscolare. Me lo mette in crisi dal punto di vista della lunghezza muscolare. Un soggetto che è postero ruotato me lo mette in crisi nella fase di landing, nella fase d'appoggio. Io trovo tantissimi calciatori che hanno una tendenza di postero rotazione del bacino, perché hanno le catene muscolari posteriori corte, conseguentemente la diminuzione della lunghezza delle catene muscolari degli hamstring, degli ischio crurali, portano il bacino ad andare indietro in postero rotazione, come in questo caso. C'è un aumento ovviamente della retinizzazione del rachide, ci sono mille e una problematiche. Quando c'è un'anterorotazione c'è sempre una problematica a livello muscolare, carichi sui talloni, anche lì molto spesso dipende proprio dalle lunghezze muscolari degli arti che stiamo analizzando. Vedete come usiamo il tapirulan ora, messaggio positivo nei confronti del tapirulan, come utilizziamo il tapirulan per fare l'analisi del nostro atleta. Intanto abbiamo i nostri pantaloni, abbiamo il sensore inerziale, abbiamo delle solette per l'analisi della pressione all'interno della scarpa, quindi siamo in grado di misurare la pressione durante la corsa sul tapirulan, anche se io personalmente la corsa sul tapirulan in termini pressori e proprio per questo movimento mancante del piede anteriore nella fase di landing ci credo con le molle, quindi lo prendo molto con le pinze, però mi serve per avere un confronto anche tra questa corsa e quella che faremo su strada. Ma la soletta di pressione ha un altro utilizzo per me, in questo caso, che è quello di leggere il movimento del baricentro. Ovviamente, come vi ricorderete, c'è una fase di spinta in cui c'è anche una forza in alto. Nel tapirulan, non essendoci un movimento orizzontale, c'è solo un movimento verticale. Quindi possiamo dire che la corsa sul tapirulan è una corsa balzata, come vedete questo baricentro che non fa altro che restare in posizione, quindi balzando. Quindi non è una vera corsa con il movimento ondulatorio, abbiamo più una corsa verticale. È come se il soggetto facesse salti andando in verticale. Molto interessante allora per me, perché io analizzo a questo punto
capacità di flesso estensione del piede, capacità reattivo elastica del piede, ovviamente con le scarpe, non è propriocezione, ma poi se volete ne parliamo anche di come si possa fare propriocezione, perché si debba fare propriocezione anche con le scarpe. Mi interessa ovviamente tutto il comparto muscolare che viene coinvolto e che mi serve per fare una valutazione dell'atleta. Vedete qua, non solo analizziamo, questa è un altro atleta, anche lei vedete che ha lo stesso tipo di andamento del baricentro, molto verticale, prima era un uomo, questa è una donna, e andiamo ad analizzare ora un altro analisi, un altro modo di analizzarla. Ecco che entriamo più nel profondo, cominciamo a dare un valore verticale al movimento, 18 cm, e anteroposteriore, un'area di occupazione del baricentro, andiamo a misurare la velocità di spinta e l'accelerazione, che è una derivata della velocità. Quindi l'accelerazione è una velocità analizzata nel tempo, non ho in questo caso l'uso di accelerometri, ma utilizzo l'analisi video, quindi il video, per calcolare l'accelerazione. Poi se volete sapere come facciamo, ve lo spiegheremo, ma è un sistema veramente molto semplice, validato tra l'altro, per cui io ho la possibilità, la potenzialità di leggere l'accelerazione da un singolo video, anche senza utilizzo di sensoristica a bordo del soggetto. Allora qui diventa interessante l'accelerazione, perché guardate questa linea blu, lilla, in questo momento, in questo step, lei ha fatto una bella accelerazione in alto, ma la domanda che verrà spontanea è: spinge di più col destro o col sinistro? Questa è la risposta alla quale io voglio dare una connotazione, cioè voglio sapere se la mia atleta spinge bene con tutti e due arti, oppure se c'è una fase in cui spinge di più, una fase in cui spinge di meno. Ma addirittura vedete che noi possiamo inserire lavoro e potenza, ancora qualche slide e abbiamo finito, lavoro e potenza, e vedete che questo ci permette, anche con questa immagine, di andare ad analizzare con una risoluzione diversa del video del nostro baricentro. Ovviamente tutto il controllo motorio è molto importante nel nostro atleta. Qui vedete un calciatore, nella società all'interno della quale sto lavorando. Siamo andati ad analizzare, grazie proprio ai sensori inerziali, la stabilità nell'appoggio del piede destro e la stabilità nell'appoggio del piede sinistro. Uno è 104, l'altro è 149. A sinistra è molto più instabile nella fase di landing, al punto che nella fase di volo, subito dopo la parte destra, ha un'instabilità inferiore rispetto alla fase di volo che ha subito dopo la spinta di sinistra. Ovvio che questo è un fattore di rischio ed è un fattore che va ottimizzato. Io posso ottimizzare tutte queste cose anche con semplici esercizi di tipo motorio come questi. Ve ne faccio vedere qualcun altro. Vedete, rotazioni sull'asse, piccoli squat, movimenti di rotazione sull'asse, sono piccoli esercizi di propriocezione che permettono al mio soggetto, io misuro le accelerazioni in questo caso, quindi la capacità di spinta di un soggetto che arrivava da un crociato, vedete, facciamo tutta una serie di valutazioni di equilibrio. Ricordiamo il movimento del piede, ricordiamo che il piede muove in questo modo qua, ricordiamolo vedendolo frontalmente, le famose appoggi qui è quando abbiamo testato la pista di Pechino, si parla del 2006-2007, ricordiamo che ci possono essere degli esercizi che ci permettono di entrare e di ottimizzare la mancanza. Sono le ultime tre slide. Chiederei a Simone se c'è Diamantini. Simone, ci sei? Se Viviana gli può dare la voce. Okay. Simone, io, siccome sabato prossimo ci sarai tu che parlerai proprio di esercizio fisico in relazione alla corsa, agli allenamenti indoor, io ho messo qualche slide su quello che possiamo fare, no? Salire e scendere le scale, o correre in salita, per esempio, che ne so, o sulle scale o su una superficie come quella del garage, per chi ha la superficie del garage. Se vuoi andare avanti tu questi 5 minuti, io ti lascerei proprio l'immagine. Qui sono a Parma con il mio amico Giovanni, che tu conosci molto bene. E qui c'è... abbiamo fatto scienze motorie insieme quando si chiamava ancora ISEF. Esatto. E Giovanni è mio fratello dal punto di vista professionale. E vedete che Giovanni utilizza molto il corso in salita. Qui noi mettiamo la frequenza vettoria, frequenza cardiaca e attività proprio abbinandoli agli atleti.
E questi sono alcuni esercizi di quelli di cui ti avevo parlato, Simone, se li vuoi commentare. Sì, assolutamente. Beh, partiamo dal presupposto che, come avevamo già detto poi nel nostro colloquio personale, il treadmill è comunque uno strumento che simula la corsa, ma non fa la corsa. Quindi molti esercizi per chi è a casa in realtà devono essere adatti a strutturare. Se corro sul tapirulan, esercizi di compenso per la parte glutea estensoria, mentre se non ho la possibilità di poter correre, vi sono comunque una serie di esercizi che magari in parte andremo a vedere sabato, ma che possono aiutarci a, nel momento in cui ricominceremo a correre, a non avere completamente abbandonato tutta la muscolatura antigravitaria e capace poi di essere capace di rispondere allo stress che la corsa naturalmente offre. Questo qui è un problema che hanno sia i podisti ma anche i triatleti che io seguo abbastanza, e nello specifico, perché magari in bicicletta tutti possono avere un ciclomulino per pedalare, mentre raramente uno si mette, insomma, uno strumento così importante come il treadmill. Quindi sicuramente vi sono tutta una serie di esercizi adatti a, come dire, strutturare l'attività. È ovvio che la maggior parte dei podisti non differenzia così tanto la struttura, diciamo, tra una gamba e l'altra, ma fondamentalmente il fatto di concentrarsi sui muscoli limitanti delle volte può essere utile, perché tendenzialmente migliora non solo l'efficienza, ma riduce poi il numero di infortuni e quindi abbassa criticamente il numero di problemi e permette all'atleta di continuare ad allenarsi nel tempo. Ecco, questo sicuramente è la parte più importante. E tanto ti sentiremo proprio su questo argomento, era proprio un modo per invitarvi a sabato, per chi volesse avere l'invito sabato, proprio Simone vi farà vedere sulla base della sua esperienza quali sono gli esercizi che possono essere fatti at home, cioè in casa, proprio per aumentare questa possibilità di essere pronti quando ci permetteranno di andare a fare attività outdoor e essere preparati. Quindi a sabato, sempre su questa, con questa piattaforma, con Simone Diamantini. Io, se voi volete, ora farei fare delle domande, se volete fare delle domande a me per questa parte che avete visto. Ce ne sono già due in chat, se vuoi. Ecco, allora, se volete farmi delle domande, volete usare, diciamo, raise a hand, io vi posso anche vedere, se no Viviana me le legge. Ok, allora, Andrea Scala chiede, ci parli delle peculiarità dei tappeti meccanici di cui hai fatto solo un accenno all'inizio, brevemente? Sì, allora, i tappeti meccanici sono generalmente di tipo magnetico, e meccanico, se vogliamo, quindi sfruttano la spinta che voi date col piede. Ora, da un punto di vista della biomeccanica, avete capito che sono decisamente meglio rispetto ai tappeti, quelli che invece hanno il motore sotto, purché non abbiano inerzia. Cioè, se io quando spingo indietro il nastro in un tappeto meccanico e vedo che il nastro continua a girare, ho lo stesso effetto che ho sul nastro elettrico. Quindi continuo ad avere una forza che mi spinge indietro la gamba, che rallenta la fase naturale di scivolamento in avanti del piede, che quindi non mi permette di avere un'attivazione corretta del gluteo. Quindi assolutamente, io ho in testa un tapirulan che dovrebbe essere fatto in un certo modo, in testa ce l'ho. In questo momento i miei preferiti sono sicuramente quelli meccanici, senza inerzia, questo sicuramente. Anche Aldo Chiari credo che tu abbia già risposto, perché chiedeva se era possibile avere informazioni al volo sui tappeti non elettrici. Aldo, sì. Se è stato esaustivo, dacci l'ok, altrimenti te lo si spiega ancora. Poi trovate tutto quello che volete su internet. Vi posso già anticipare che alla fine di questo mese uscirà su Correre un mio articolo proprio su questo argomento che abbiamo appena dibattuto insieme, quindi andate in edicola, compratevelo e troverete anche proprio un mio articolo su Correre relativo alla corsa su tapirulan rispetto alla corsa su strada. In un futuro, se vorrete, possiamo poi organizzare con Team Marathon
invece una chiacchierata sulla differenza tra la corsa in salita, la corsa in discesa e la corsa in piano, che sono veramente molto differenti tra di loro, le abbiamo solo un po' accennate. Ok, poi chiedono se c'è un tempo massimo consigliato per la corsa sul tapis roulant. Allora, lì dovrebbe rispondere di più il preparatore atletico. Io posso dirvi, Simone sicuramente può rispondere a questa domanda, preferirei lo facesse lui o lo facessero i vari preparatori che ci sono, da Andrea Scanavino a Ivan Carminati, se c'è ancora. Penso che sia più una risposta da preparatore. Simone, vuoi darla tu? Se posso rispondere io, in realtà se parliamo di un podista normale o comunque che si allena normalmente, in realtà il limite prima di tutto è quello psicologico, perché comunque correre indoor non è sicuramente una cosa facile. In alcuni casi è possibile fare anche sedute abbastanza lunghe, quello che da stare attenti è sicuramente tutta la parte di sudorazione, e comunque si ha una maggiore comunque bisogno di liquidi, ma in linea di massima, voglio dire, se io non ho la possibilità di correre outdoor, se lo faccio con magari una pendenza, con un certo tipo di inclinazione, posso fare qualcosa che assomiglia al gesto della corsa, ma non è, come ha detto esatto, il professor Testa, abbiamo perso Daniele. Daniele proprio accennava a qualcosa di importante a questo riguardo, Simone. Cioè al fatto di... Sì, pronto? Sì. Ti sentiamo? Abbiamo perso Mauro. Il bello della diretta. Si è scollegato. È rimasto frizzato. È rimasto basito dalla risposta di Simone. Ok, si deve essere ricollegato, adesso lo ricolleghiamo. Sì, Daniele, tu vuoi intervenire intanto mentre aspettiamo? Ah, papà, ci sei? Aspettate che lo smutolisco. Okay, allora, ci sono, mi tolgo il video perché le linee internet purtroppo sono quelle che sono in questo periodo. Ribadisco. Hai il video, eh? Toglielo se vuoi il video. Sì, me lo tolgo, grazie Vivi. Tanto la mia faccia ve la preservo, insomma, ve la posso escludere, non ci guadagnate nulla. Ma tu hai già accennato questo aspetto, cioè l'aspetto dei cambi di pendenza. Cioè, il cambio di pendenza un minimo riporta di più alla corsa naturale, ma ribadisco, focalizzatevi su quello che è il movimento del baricentro. Cioè il movimento del baricentro è totalmente assente anche nella corsa con cambi di pendenza, e ribadisco l'importanza dal punto di vista fisico del baricentro. Il baricentro è quella parte del corpo in cui tutte le forze sono in equilibrio. Ok, allora abbiamo un'altra decina di domande, quindi così lasciamo spazio a tutti. Allora, viene detto, ho letto che inclinare il tappeto all'1%, intanto grazie Simone, il tappeto all'1% simula meglio la corsa su strada e allevia la tensione del tendine d'Achille, è corretto? Allora, posso darti la mia personalissima risposta. La tensione del tendine d'Achille si riduce con un innalzamento dal punto di vista biomeccanico del tallone, quindi non con un'iperestensione del piede in flessione dorsale, ma con un movimento opposto. Quindi se io voglio ridurre un soggetto, voglio dare a un soggetto un po' di relief, cioè di sollievo in una condizione in cui avesse una tallonite da tendine d'Achille infiammato, vado a mettergli una talloniera, quindi rialzando il tallone, non estendendolo in basso. In realtà ho letto anch'io questi studi sull'1% della pedana. In letteratura c'è veramente di tutto e di più, e a volte è difficile riuscire a capire chi ha ragione e chi ha torto. Io penso che la cosa migliore, la cosa più semplice, è prendere quello che dice la letteratura, ovviamente tenerlo in alta considerazione, ma poi fare le proprie esperienze, cioè di digerire il proprio cibo e non quello altrui. Quindi sulla l'1% ho qualche scetticismo, sinceramente, ma con una certa buona convinzione di essere dalla parte della ragione. Ok. Se poi avete altre cose da dire potete scriverle in successione. Allora, Giuse scrive,
questa valutazione e analisi l'ha fatta circa un anno fa il professor Roberto Colli, dove trova sostanziali differenze tra corsa sul rullo e su terreno. Ha evidenziato come nella corsa sul rullo la maggiore attività elettrica muscolare la si aveva nella fase di volo, al contrario della corsa sul terreno. Lei ha notato questa particolarità? Ribadisco questo aspetto, conosco Roberto e lo considero una persona molto valida dal punto di vista culturale, quindi le valutazioni che fa Roberto Colli sono sempre valutazioni a cui prestare attenzione da un punto di vista professionale scientifico. Posso dirti che la corsa sul rullo è una corsa balzata e come tale, e l'avete visto, credo di avervi dato la prova, la dimostrazione di questo, pur avendovi fatto vedere pochi soggetti, ma non è un problema ampliare il numero dei soggetti da farvi vedere, e quindi ha tutto il comportamento biomeccanico di quello che fa una persona che salta o che fa dei multibalzi, per cui ci può stare tutto, la fase di volo è veramente minima, si parla di 10 centimetri sul rullo, con una struttura alla base che cambia a seconda del rullo che hai, quindi è difficile darti una risposta univoca, dipende molto dal rullo che utilizzi, un po' come dipende dalla strada su cui vai a correre. Però di sicuro questo è quello che deve restare abbastanza ovvio, deve rimanere come cosa da portarci a casa. Le due corse sono diverse. In quella sul rullo a me interessa moltissimo questo aspetto verticale e cerco di analizzarlo. Quindi quello che fa Roberto è interessante e cercherò di appurarlo anche nella mia pratica quotidiana. Ok, la prossima domanda invece, papà, è fatta da Federica Vassallo, che la conosciamo perché collabora con noi a Studio Zara, e dice: oltre all'iperattività del quadricipite c'è anche quella dell'iliopsoas, è necessario compensare con allungamenti dopo l'allenamento sul tapirulan? Grazie. Io ti posso rispondere dal punto di vista biomeccanico, poi per quello che riguarda il lavoro da fare dopo è sempre di natura del preparatore atletico, quindi se volete lascio rispondere a un preparatore atletico. Allora, l'iliopsoas è un muscolo che serve per flettere l'anca, quindi per chiudere l'anca anziché per estenderla, fa il lavoro opposto a quello che fa il gluteo. Nel momento in cui io ho una fase di landing con un cambiamento della dinamica da un punto di vista biomeccanico, chiaramente l'iliopsoas modifica completamente il suo lavoro dal punto di vista muscolare, quindi di solito l'iliopsoas in quella fase lì dovrebbe accompagnare la fase di flessione dell'anca e permettere al gluteo di stirarsi per poi estenderla. Questo purtroppo sul tapirulan, come avete visto per le forze che sono in gioco, viene alterato, quindi cambia ovviamente tutto il lavoro di tipo muscolare. Per quello che riguarda lo stretching, io posso darti la mia personale opinione, poi se un preparatore vuole integrarla è sicuramente più qualificato di me. Io amo molto lo stretching dinamico e poco quello statico, quindi credo molto alla riproduzione del gesto, anche se con movimenti minimi ma dinamici, in modo da creare un allungamento, accorciamento delle linee Z del muscolo per permettere al soggetto di avere un reale allungamento. Credo poco alla statica, perché la statica, per chi si occupa di fisiologia lo sa, può creare il cosiddetto fenomeno di creeping, che è piuttosto pericoloso per quello che riguarda gli infortuni a livello tendineo. Ok, ti viene chiesto se i quadricipiti su tapis lavorano di più come in salita? Sono quantificazioni che io personalmente non ho fatto, quindi non te lo saprei dire. Non ho fatto un confronto tra corsa in salita sul tapirulano o in piano sul tapirulano rispetto a una corsa in salita su strada. Sono argomenti che non ho affrontato e quindi non ne ho parlato. Non saprei darti una risposta. Presumo che il lavoro, ripeto, sia differente perché è diversa la biomeccanica. Quindi quando le forze in campo cambiano, cambiano anche le attivazioni muscolari. Quindi ti posso dire che sicuramente sono diverse, non ti so dare una risposta precisa su che tipo di lavoro e che quantificazione abbia questo lavoro. È una buona idea per poterla andare a valutare un domani, questo okay. Sicuramente. Allora, qua ti fanno domande, dunque Roberto De Filippis fa una domanda che direi che ci sarebbe bisogno di un'altra ora per spiegarlo, perché chiede la propriocezione e la differenza tra piedi scalzi e scarpe e che cosa hai notato nelle tue ricerche, e la potremmo collegare anche con Pietro, che chiede se una scarpa molto ammortizzata è un pro o un contro. Quindi, allora, brevissimi, perché abbiamo altre 15 domande. Intanto voglio ringraziare tutti, siete stati tantissimi. Sì, mamma mia, un sacco di domande.
Siete stati tantissimi, tante domande, abbiamo quasi raggiunto i 100, quindi vi ringrazio. Allora, posso dirvi che la propriocezione non è solo equilibrio. Penso che i preparatori del calcio che mi stanno seguendo, quanto sia importante a livello preventivo, per esempio, per i calciatori, e non solo per i calciatori, ovviamente anche per i runner, io dico che la propriocezione è il nostro sesto senso. Propriocezione è capire in quale posizione il corpo ha, propriocezione è capire quale posizione il piede ha, propriocezione è percepire la spinta del piede nella fase di accelerazione, così come percepire il controllo a livello della caviglia nella fase di decelerazione. Cioè, la propriocezione è un argomento estremamente ampio, se volete ne possiamo fare poi un argomento di chiacchierate in futuro, coinvolge le strutture neurofunzionali, neuromuscolari e neurofisiologia. Quindi la propriocezione è gestita non solo dal cervelletto, ma da tutta l'area subtalamica, da tutta l'area sottocorticale e ovviamente dalle strutture motorie. Quindi non ne farei poi un argomento in un'altra occasione. L'uso della scarpa, non l'uso della scarpa, dipende. Io dico sempre, se voglio allenare anche i muscoli del piede, non uso la scarpa. Se voglio fare un lavoro di propriocezione che sia simile a quello del campo, della gara, nel quale l'atleta ha necessariamente la scarpa, se gioca a calcio, se corre, se fa running, dovrò usare anche la scarpa, anche se qualcuno avrà i capelli che gli si arricciano, però la realtà è che per me bisogna andare sempre verso il modello prestativo. Il modello prestativo prevede la scarpa, io metto la scarpa. Poi se voglio allenare il piede nudo perché voglio migliorare gli esterocettori, i barorecettori, voglio allenare i muscoli della fascia plantare, voglio migliorare la flessibilità del primo dito, del primo metatarso, lo faccio senza l'utilizzo delle scarpe. Però sono due allenamenti diversi, ma uno non esclude l'altro. Ok, allora, qua ci sono tantissime domande, speriamo di rispondere a tutte. Fabio Venetucci chiede, nel caso del calciatore che presentava differenze di lavoro tra hamstring sinistro dal destro, sia limitante inviarlo direttamente al preparatore atletico o se debba essere prima eventualmente valutato e trattato a livello osteopatico, fisioterapico, nell'intento di correggere la componente strutturale con conseguente modifica sul sistema interocettivo e esterocettivo, oh mamma mia, in ottica di ottimizzare la futura fase propriocettiva. Troverei molto interessante una lezione sull'integrazione biomeccanica pura con neurofisiologia. Allora, la tua era una vera e propria trattazione, grazie della domanda. Allora, l'instabilità di questo soggetto era legata ad un problema muscolare, ovviamente per motivi di privacy non posso dirvi di chi si tratta, ma è legato ad un problema di tipo muscolare, in questo caso proprio del gluteo, di instabilità e di imbalance tra gluteo destro e gluteo sinistro e in particolare di forza tra i due gruppi muscolari. Questo è un soggetto che si infortuna frequentemente in quella zona. E quindi per risolvere il problema ci vuole il preparatore. Allora, io non vado solo dal preparatore, indirizzo gli atleti anche dall'osteopata. Molto spesso è un problema osteopatico, spesso è un problema podologico, quindi deve lavorare podologo con l'osteopata, qualche altra volta deve lavorare podologo, osteopata, preparatore atletico, insieme mettere i timing di lavoro tra con queste tre figure. Quindi Federica lo sa, perché lavoriamo insieme a Genova, quindi sa come funziona questo tipo di dinamica, almeno per quella che è la mia filosofia di lavoro. Quindi il preparatore atletico fa un lavoro molto importante, quello che fa lui per me è molto spesso la risoluzione dei problemi, così come l'osteopata. Però vi dico, l'osteopata sblocca le articolazioni, le catene, però poi io rimetto il carico, faccio 10 passi e mi ritrovo di nuovo punto a capo. Ho bisogno di qualcuno che stabilizzi quella situazione e questo lo può fare solo il preparatore atletico. Quindi il preparatore atletico è una figura chiave. Io dico sempre che io sono il navigatore satellitare, il preparatore atletico, cioè io do i dati, il preparatore atletico guida. Ok, allora invece ti fanno due persone due domande, ma secondo me le puoi unire. Gianni ti chiede se il tappeto con una elevata inclinazione può essere utile per allenare chi pratica la corsa in montagna, oppure valgono gli stessi concetti della corsa in piano. E Filippo ti chiede se fare esercizio scalzo può migliorare la performance nella corsa con le scarpe. Allora, fare esercizio scalzo assolutamente sì, può migliorare la performance con le scarpe, l'abbiamo detto, eliminiamo i muscoli del piede che non vengono mai allenati
e sono assolutamente fondamentali. Per quello che riguarda l'altra domanda, di allenarsi su un tapis con un'inclinazione di salita, voglio dire, se proprio non ne puoi fare a meno, va bene, però è meglio sempre andare su strada. Ribadisco, il tapis ha una sua funzione che non è quella, dal mio punto di vista, di allenare, perché è troppo diversa la corsa sul tapis roulant. È una corsa, ma non è una corsa reale. Quindi quando poi ti trovi su strada fai altre cose. È come se tu volessi cucinare e mangiare la minestra invece che col cucchiaio, con la forchetta. Cioè, voglio dire, probabilmente la mangi la minestra, però fai una fatica terribile poi. Quindi se vogliamo mangiare la minestra usiamo lo strumento giusto, e se vogliamo mangiare la pasta asciutta usiamo lo strumento giusto. Ok, poi ti viene chiesto se c'è rapporto, qual è, se c'è, il rapporto di forza ideale tra estensori e flessori dell'anca? Allora, il rapporto ideale è c'è in letteratura tra quadricipiti e hamstring. I quadricipiti dovrebbero lavorare il 20% in più rispetto agli hamstring, cioè rispetto agli schiurali. Quindi, riassumo, catena anteriore della gamba e loggia posteriore della gamba, catene muscolari anteriori e loggia posteriori, dovrebbero avere un rapporto di quel tipo, 20% in più a carico del quadricipite. Però poi, purtroppo, nella realtà, noi vediamo proprio con l'alterazione di anterorotazione, postrotazione, blocchi della sacroiliaca, accorciamento delle catene muscolari, cattivi appoggi a livello podalici, blocchi a livello funzionale, una caviglia che funziona, l'altra no, e altre cose del genere, che tutte queste cose vengono alterate. L'obiettivo del biomeccanico è indirizzare, dare delle indicazioni, proprio come fa un navigatore al preparatore, all'osteopata e al podologo, in modo da riportare l'atleta ad avere quei rapporti. È chiaro che un atleta che non lavora di quadricipiti, ma lavora prevalentemente di hamstring, non solo rischia di farsi più male, ma rischia anche di non essere prestativo. Quindi quando deve fare un'accelerazione, uno scatto, nel calcio si dice un'imbucata tra due avversari, due difensori, difficilmente sarà in grado di eseguirla, proprio perché non ha la capacità di estendere quel ginocchio che gli viene data dal quadricipite. Ricordiamoci che il quadricipite è un altro muscolo biarticolare nel retto femorale e non è solo un estensore del ginocchio, è anche un flessore dell'anca, quindi coopera insieme all'iliopsoas e agli altri muscoli di cui abbiamo parlato. Allora, cosa pensi dei tapis roulant curvi? Ah, intanto ringrazio Antonio che ha riscritto la domanda, perché ne arrivano così tante che potrei perdermele. Quindi se non è stata data risposta e ci tenete, volete dare risposta, piuttosto riscrivetemela in basso e io la leggerò. Cosa pensi dei tapis roulant curvi? Poche parole? Allora, i tapis roulant curvi io penso che siano meramente un'operazione di marketing. Hanno cercato di trovare una soluzione diversa, hanno inserito un tappeto, un nastro che si spinge, però ha una certa inerzia dopo la spinta, è stato inserito con l'obiettivo di migliorare il rapporto avampiede-suolo. Ora, in realtà, da tutte le analisi di corsa che io ho fatto nella mia vita, nella mia carriera, ho notato che il piede, anziché flettere dorsalmente quando va a cercare il suolo, flette plantarmente, quindi la flessione della caviglia è esattamente l'opposta di quella che viene richiesta dal curve. Perché? Perché io devo andare con l'avampiede. Non dimenticatevi che il tipo di corsa che noi generalmente vediamo ad una certa velocità è sull'avampiede, sull'avampodalico, non è sul retropodalico. Quindi il curve mi porta ad alterare. Vorrei ricordare anche questo: l'omunculus motorio è presente nella nostra area motoria come caviglia, cioè la caviglia c'è nell'omunculus motorio, nella nostra corteccia motoria, poi se volete ne parleremo di questo omunculus motorio, ma è presente, e quindi io vado ad alterare la propriocezione o comunque l'informazione che mando al cervello circa la funzione alla corteccia motoria primaria e alla premotoria, circa la funzione, quindi all'area 4 di Bormann nel caso specifico, circa la funzione che ha la mia caviglia, perché vado a chiedere alla mia caviglia per correre su quel tapis roulant di essere flessa maggiormente a livello dorsale anziché a livello plantare. Quindi la risposta è: mi piace come design, non mi piace da un punto di vista biomeccanico, non ci farei mai una valutazione biomeccanica sola. Ok, Enrico Bava ti chiede: velocizzare la cadenza e quindi ridurre il tempo di contatto sul tapis roulant può servire ad alleggerire i quadricipiti e migliorare il recupero da parte degli schiurorali? E sono tutti accrocchi, sono tutte grattature del vetro che noi cerchiamo di fare nel tentativo di arrampicarci. Allora,
quando non possiamo fare altro, tutti questi accrocchi possono avere un senso. Quando abbiamo la possibilità di poter scegliere cosa fare, utilizziamolo nella maniera più semplice possibile e integriamo il lavoro che facciamo sul tapirulan con del lavoro secco. Ricordatevi che l'allenamento non richiede soltanto e sempre il lavoro dovuto, legato alla sport specificità. Voglio giocare a calcio o mi alleno per il calcio, gioco a calcio e faccio solo lavori con la palla. Corro e quindi vado solo di corsa. L'allenamento si fa anche a secco. Io porto sempre l'esempio di chi scia o di chi vuol sciare. Se voi volete preparare la vostra stagione sciistica, anche solo come amatori, cercate di prepararvi per evitare degli infortuni, perché sapete che lo sci vi può determinare dei rischi dal punto di vista motorio. Quindi non vedo perché non possiamo farlo con tutti gli altri sport, perché solo nello sci dobbiamo avere la cultura di fare dei lavori a secco di preparazione. Certo, i lavori a secco di preparazione devono essere sport specifici, ma cerchiamo di ottimizzare il più possibile. Usiamo la semplicità e poi integriamo il lavoro che facciamo. Ricordiamoci anche che un piatto molto elaborato può essere molto buono, forse bello da vedere, molto buono, ma non è detto che sia molto buono, può anche essere molto cattivo. Un piatto semplice è difficile che sia molto cattivo. Ok, Gianni chiede, ci sono rischi di infortunio intrinsechi nell'uso frequente del tapirulan? Se sì, beh, quali? Abbiamo visto le unghie, poi Federica può dirne di più, le black nail sono sicuramente un aspetto legato alla corsa sul tapirulan, con scarpe che ovviamente costringono il piede in un movimento non naturale, una tendenza dell'alluce a valgizzarsi ancora di più e quindi chiaramente una valgizzazione maggiore dell'alluce crea un maggior rischio a livello podalico di infortunio. Un'alterazione, ribadisco, di tutti quelli che sono i muscoli, dai tibiali, peroneali, quadricipiti, gastrocnemio, tricipiti surali, hamstring, muscoli delle pelvi, dovute a forze di natura diversa. Cioè è un altro sport. Per farvi un esempio, è come se voi mi chiedeste, ma posso allenarmi a correre su strada, in bicicletta, facendo mountain bike? Io vi dico, no, la mountain bike è un'altra roba. Allora Mauro, posso allenarmi su strada correndo con la bici da crono? E io vi direi, no, la bici da crono è un altro sport. Quindi anche se è sempre bici, sono cose diverse. Anche se apparentemente sempre corsa, sono cose diverse. Non buttiamo via nulla, perché per carità il tapirulan ci sono, esistono e sono strumenti utili soprattutto in ambito riabilitativo. Ma vanno trattati con conoscenza di causa. Ci dobbiamo avere ben chiaro in mente a che cosa andiamo incontro quando corriamo su un tapirulan. Cioè, quali sono le forze in gioco? Tenendo bene in mente queste forze in gioco, voi fatevi poi i vostri ragionamenti, i vostri accrocchi. Ok, forse siamo riusciti a rispondere a tutte le domande che sono state davvero una maratona perché le avete scritte tantissime. Prima di però vedere se me ne sono dimenticata qualcuno chiede a che ora sarà il prossimo webinar e il prossimo incontro che avete detto che è sabato. 16:30. 16:30. Okay. 16:30, perfetto. Ok. Non seguite quello che ho scritto io sui social, che essendo ormai quasi 61enne sono già rimbambito, quindi... Allora, Lorenzo chiede, volevo sapere se è stata fatta un'elettromiografia di hamstring e glutei a diverse velocità nella corsa per vedere se la percentuale di attivazione dei due gruppi muscolari varia ed eventualmente di quanto nella fase di spinta. Figurati Lorenzo, hai fatto una bella domanda, ci mancherebbe. No, nessuna scusa, anzi, assolutamente sì Lorenzo, il vantaggio di avere uno strumento come quello che ho, adesso ve lo dicevo, siete ancora in 56, quindi ve lo accenno, nel prossimo futuro avremo della strumentazione molto nuova, non soltanto dei sensori inerziali con elettromiografo che possono andare sul singolo ventre muscolare, ma avremo delle wearable technology che stiamo sviluppando e implementando con Team in questo momento, con Telecom Italia Mobile, per quello che riguarda l'analisi del sudore, l'analisi della frequenza cardiaca, dell'ECG, della frequenza respiratoria, della temperatura del corpo, della posizione del corpo, saremo in grado di dire se il soggetto è coricato seduto in piedi e se è coricato, in quale posizione è coricato, se provano subito o di fianco. Avremo un sensore per il sudore, sapremo dirvi esattamente quanti milligrammi, cioè quale percentuale di sodio, potassio, magnesio e calcio è stata persa durante l'esercizio fisico. Faremo la variabilità cardiaca,
la valutazione del sonno, sarà tutta una cosa che viene sviluppata in questo momento, è sviluppata per il Covid, penso che cercheremo di essere pronti nel giro di un mese per le prime maglie, le prime verranno inviate ovviamente a Bergamo con l'obiettivo di monitorare i pazienti che non sono ospedalizzati, che non hanno la possibilità di essere ospedalizzati, per poterli salvare là dove ci fosse un peggioramento. Addirittura la maglia prevede addirittura l'SPO2, quindi sapremo addirittura con la satumetria come sta una persona. Quindi la nostra tecnologia sta andando avanti. Per rispondere alla tua domanda, sì, perché abbiamo notato proprio anche grazie alla cadenza come varia la frequenza, l'attivazione muscolare e la forza. È molto interessante questo che hai proposto, Lorenzo, perché attraverso il muscle load e quindi noi ricaviamo la capacità pliometrica del soggetto, cioè di stoccamento di energia elastica. Posso dirti questo, al doppio della velocità o al doppio della frequenza non corrisponde necessariamente il doppio del muscle load. Quindi se io ho una buona capacità di stoccamento dell'energia a potenziale elastica, il mio soggetto utilizzerà questa per implementare le sue performance. E io lo vedrò dalla curva del muscle load. Quindi assolutamente sì, ripeto, elettromiografia non vuol dire solo leggere l'attivazione elettrica muscolare, ma vuol dire anche leggere come il soggetto da un punto di vista muscolare ottimizza tutte le forze che sono in campo, e questo è compito mio del biomeccanico. Ok, arrivano altre domande, quindi ragazzi grazie davvero. Raffaele chiede se c'è un rapporto tra la velocità sviluppata sul treadmill e quella su strada o se sono equivalenti. No, non c'è un rapporto. Allora devi calcolare questo, noi non siamo esseri in grado di correre a velocità costante. L'essere umano non corre a velocità costante, è impossibile, non abbiamo le ruote prima di tutto e non siamo in grado di percepire la nostra velocità. Se ricordate quello che abbiamo visto nelle slide, essendoci una fase decelerativa, questa fase decelerativa nella corsa su strada è una fase di riduzione della velocità per poi riprenderla. Quindi il movimento dell'uomo nella camminata e nella corsa è un'alternanza tra accelerazione e decelerazione, quindi non velocità costante. Chi vi racconta che si va a velocità costante non conosce la biomeccanica e soprattutto non ha studiato la fisica abbinata al corpo umano. Ora, quando corro su un tapirulano sono costretto a tenere un ritmo che invece è costante. Quindi già questo mi fa capire che è innaturale, cioè abbino una mia funzione di un certo tipo a quella di un'altra che non è così corretta. Quindi io parlo sempre del nastro trasportato elettricamente. Quindi se io ho un nastro che mi va a 11 km all'ora, io devo tenere 11 km all'ora, se no vado indietro, e questo dover tenere 11 km all'ora con una fase decelerativa che comunque c'è, esiste ed è importante ed è imponente, più che su strada, con tutti i conseguenti traumatismi che ne derivano, mi porta ovviamente a non mantenere la velocità del tapirulan, ma a corrergli dietro. E passatemi il termine, questo corrergli dietro non permette assolutamente al soggetto di fare una performance e un allenamento corretto. Quindi non c'è corrispondenza, non ci può essere corrispondenza tra strada e tapirulan. Sono due lavori diversi, lo ribadisco. Ok, Federica chiede sempre se nella corsa sul tapirulan c'è un sovraccarico metatarsale con eventuale disestesia dell'avampiede. Ho letto bene anche quella parola. Grazie Fede, conosco le tue domande. Sì, cioè, ci può essere, dipende da dove corro, Federica. Ci sono, noi abbiamo fatto anche correre sul tapirulan a piedi scalzi, però ovviamente ci sono dei tapirulan che sono molto ammortizzati, ci sono dei tapirulan che sono molto rigidi. Dipende dal tapirulan che stai utilizzando. Un tapirulan molto ammortizzato restituisce molto in termini di corsa poi verticale, quindi va un po' ad alterare quella che è l'informazione che voglio raccogliere, quella della capacità di spinta di un soggetto, perché è mediata dall'elasticità del tapirulan. Però lo protegge di più sulle teste metatarsali, come hai detto bene tu. Un tapirulan rigido mi dà più valore dal punto di vista della capacità di spinta reale di questo soggetto, però è più traumatico, quindi dovrò stare attento a non tenerlo a lungo, questo di sicuro, cioè dovrò fare in modo che il mio trauma o i traumi che lui va a metterci sopra siano ridotti. Ricordatevi che anche se io corro dietro a un tapirulan e supero una certa velocità, quando vedete che il vostro soggetto arriva sull'avampiede,
lì anche sviluppa forze molto importanti. Parliamo sempre di 5-6 volte il peso. Quindi occhio a utilizzare tapirulane a quelle velocità che siano molto rigidi, a piedi scalzi o con scarpe che non siano a tre, che abbiano un cattivo ammortizzamento. Ok, allora Enrico Bava scrive: grazie, molto interessante, adesso vado a correre purtroppo sul tapirulan. Va bene Enrico, fai bene, abbina come vedrai sabato alle 16.30 dei lavori per i glutei e fai benissimo perché è quello che hai ed è giusto che tu lo faccia, quindi abbina lavoro a secco, ricordatevi che un atleta si forma nel lavoro su campo ma anche nel lavoro a secco. Ok, quindi possiamo concludere magari, se vuoi magari parlare tu del webinar che ci sarà sabato, se vuoi anche interpellare Diamantini, così concludiamo e lasciamo andare i nostri amici. Ok, cerco di fare della mia faccia, non so se c'è ancora Simone. Noi, se Simone è andato via, si è stufato probabilmente. Ci sono. Okay. Allora Simone, vi anticipo, parlerà proprio di tutto questo lavoro che viene fatto a Latere dell'utilizzo del tapirulan o comunque del lavoro che possiamo fare a casa in questo momento in cui siamo agli arresti domiciliari per poter migliorare proprio quella che è la capacità muscolo-tendinea di un soggetto per essere poi più pronto quando ci lasceranno liberi. Ho detto bene Simone? Sì, ci sarà una parte legata a questo anche per creare un continuo tra l'intervento, il tuo intervento estremamente esaustivo e diciamo una cosa un po' più pratica, anche perché io sono sicuramente molto meno scientifico e poi una piccola parte anche sempre con un intervento breve su quali sono in realtà poi dopo le peculiarità di fare un lavoro orientato anche sul fatto che se io mi alleno bene e faccio un ottimo lavoro nella parte diciamo di quarantena, poi però acquisto 2, 3, 4 kg, il tutto va a condizionare talmente tanto poi il mio la mia impatto e la mia corsa che tutto quello che in realtà magari sono migliorato anche su tutti quei particolari che possono essere la costability, la stabilizzazione del piede, l'utilizzo dello stesso che vanno a inficiare poi tutto questo lavoro. Perfetto, quindi vi do appuntamento a tutti quanti per sabato alle ore 16.30, ve lo ricordo sempre questo webinar, io spero vi sia piaciuto, mandatemi feedback su quelle che sono le vostre opinioni, anche critiche, scrivete pure serenamente, sapete che io non mordo. Aspetto allora di rivedervi sabato ovviamente con Simone e sempre 16.30 sempre gratuito, speriamo di essere sempre in tanti, vi abbraccio tutti, ci rivedremo appena ci libereranno da questa prigione e un grosso abbraccio davvero a tutti quanti, grazie a Team Marathon e ci rivediamo grazie sabato. Sì, grazie a Team Marathon per la vera organizzatrice di questa cosa qua, grazie davvero. Grazie a tutti per le mille domande. Grazie per la partecipazione. Spero di avervi tenuto compagnia per un po'. Grazie Mauro. Grazie a voi. Un abbraccione a tutti. Ciao a tutti. Ciao.